I sistemi di telecamere di rilevazione delle infrazioni commesse ai semafori a Pescara promettono di rinvigorire le casse del comune. Previsti incassi record da quasi 5 milioni di euro se si considerano anche i divieti di sosta. I cosiddetti T-RED ne sono stati installati anche in centro città e monitorano chi passa con il rosso, con il giallo, ma anche chi supera la linea bianca. I nuovi impianti in Piazza Duca d'Aosta, all'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele II, Via Caduta del Forte, Ponte Risorgimento e Piazza Italia, in Viale Gabriele D'Annunzio, all'incrocio con Via Conte di Ruvo e tra Viale Primovere e Piazza Le Laudi, lungo la Riviera Sud. Due numeri, il primo. Ci sono 52.000 sanzioni, 16.000 negli ultimi tre mesi con gli ultimi T-RED che sono stati installati. Un numero abnorme che va assolutamente confrontato con il tasso di incidentalità. Abbiamo chiesto quanti incidenti ci sono stati negli incroci che sono stati oggetto di questi famosi T-RED. Ebbene, a parte due incroci che hanno avuto tre incidenti all'anno negli ultimi cinque, ci sono incroci che hanno meno di un incidente all'anno di media negli ultimi 5 anni e ci sono invece incroci più pericolosi che non sono stati dotati di T-RED a scanso, diciamo, a vantaggio invece di incroci che hanno avuto pochissimi incidenti, che invece sono incroci di maggiore passaggio. L'infrazione della linea bianca va rivista e sarebbe opportuno verificare anche la segnaletica orizzontale, in altre parole capire se la linea bianca si trovi o meno in prossimità del semaforo, sbiadita dal tempo. In ogni caso, anche questo è un indizio di come siano state a loro tempo studiate le regole della sicurezza, molto prima che arrivassero i T-RED. Invitiamo il sindaco quantomeno a rivedere 26.000 di questi verbali, che non mette in difficoltà per nulla l'incrocio e non crea incidente, potrebbero essere tranquillamente rivisti, come ha fatto per esempio il comune di Milazzo, che si è comportato proprio nello stesso modo. Voglio ricordare che in molti di questi casi, quindi 26.000, praticamente la metà dei 52, sono errori, disattenzioni, sono veramente violazioni, trappola fatta alla cittadinanza, che potrebbero essere tranquillamente evitati con l'installazione dei countdown che avevano richiesto anche i consiglieri comunali del Partito Democratico, mozione, ordine del giorno che è stato bocciato dall'amministrazione Mascia.